La violenza di genere è la vera emergenza nazionale. E io sono molto preoccupato come avvocato, come uomo e come padre di una figlia. Ogni 2 giorni nel nostro paese viene assassinata una donna, ma ci sono tante altre violenze altrettanto gravi, non refertabili in un pronto soccorso, che ci scivolano dalle mani. Sono quelle psicologiche, quelle economiche, sono quelle anche a sfondo sessuale. Insomma, non c'è dubbio che la violenza di genere rappresenti un'emergenza alla quale non siamo riusciti a dare una risposta. Neanche il codice rosso ce l'ha fatta, perché è stata una legge almeno per molti anni, per 3 anni, 4, completamente a costo zero. Pare che qualcosa potrebbe cambiare, ma non lo so. Ho i miei dubbi, mancano 3.000 magistrati nella pianta organica, mancano i servizi sociali come organico, i centri antiviolenza sono in grande difficoltà economica. Ovviamente la questione quindi non riguarda soltanto il codice penale. Abbiamo abrogato dal codice penale il delitto d'onore, ma non l'abbiamo abrogato dalla testa di molti uomini. Ovviamente non voglio generalizzare, non mi piacciono le strumentalizzazioni, non tutti gli uomini sono uguali, non tutte le donne sono uguali, io non mi devo vergognare di essere uomo. La responsabilità penale è personale, quindi chi strumentalizza è una persona che non vale niente in questo momento. Chi vuole creare contrapposizioni di genere è una persona che non vale niente e quindi non aiuta alla valutazione e all'analisi della situazione che si sta consumando non soltanto in Italia, ma diciamo in tutto il mondo occidentale. Io una cosa però la vorrei dire, e la dico sempre a mia figlia: il vero principe azzurro della sua vita sarà il lavoro, non sarà un uomo. Sarà la sua indipendenza, la sua autonomia, la sua libertà. L'amore potrà essere un completamento, ma non l'unico progetto di vita. Perché quando hai il lavoro, hai tutto. Perché un uomo, la storia con un uomo, la storia con un'altra persona può finire in qualsiasi momento, ma il tuo lavoro è l'unica cosa che ti tiene in vita e ti fa camminare a testa alta, perché ti dà un ruolo sociale. Quindi a mia figlia, come padre, mi permetto di dire questo: quello che oggi i padri debbano ritornare a fare i padri, a essere presenti nella vita dei figli e soprattutto delle figlie. Bisogna tornare a quella vecchia società in cui i padri, i fratelli tutelavano, proteggevano le loro figlie, le loro sorelle, perché c'è molta solitudine nel mondo femminile. Siamo noi i primi a dover scendere in piazza, a usare le scarpette rosse, anche noi. Anche noi a fare le fiaccolate, perché la questione non è una questione di genere, non è una questione al femminile, ma è una questione di tutti noi. Quindi mi sento di dire come papà, prima che come avvocato, che la prima regola per poter stare insieme si chiama rispetto. Se un uomo dovesse mancare rispetto a mia figlia dovrà immediatamente troncare quella relazione. Anche il semplicemente alzare il tono della voce può essere sufficiente per chiudere.